Allora, ragazzi, passiamo una cosa semplice. Allora, molte volte ti viene sempre chiesto che rudimenti usi, ma come fai a fare quella cosa più che altro che quella, no? Due consigli. Allora, per esempio, parliamo dei paradiddle, che tutti conoscono, patapim, patapum, pacichitichic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 
Però alla fine c'è l'approccio non solo del tamburo, ma sul set. Ok? Allora, io faccio il primo paradiddle che è... Conoscete tutti, no? Okay. Si tira su velocità. Poi rimane il discorso. Quando ce l'hai tutti nelle mani, cioè mischi anche le diteggiature, no? Perché comunque le paradiddle sono quattro alla fine. Il primo è quello classico, lo studiate tutti. Adesso, ipotesi, no? A me piacerebbe, che ne so, mischiare le prime due diteggiature. Desi, de, desi, desi, si, oppure desi, si, desi, de, desi. Nella natura del paradiddle, se tu non dai degli accenti, ovvero non crei dinamica, è tutto flat, no? Allora se io faccio dinamica, faccio... Mi dire che tu crei queste su... Cioè, canta un po', no? Cosa faccio? Se voglio sviluppo gli accenti sul set, quasi sempre i colpi singoli li sviluppo sul tono. Okay. E lo faccio girare. E questo ha già un senso, no? Se io prendo questo paradiddle, e lo posso sviluppare in tre maniere. Cerco di sviluppare anche l'unisono che tu puoi avere tra cassa e accenti singoli. Cioè tutti gli accenti singoli di questa divisione. Li uso all'unisono con la cassa. Per esempio, se io prendo il primo colpo. Oppure il resto delle note accentate lo sposto sul set. Si crea delle melodie, il 2-2 sta quasi sempre sotto che è un tappeto. E così io passo tutti i singoli. Per esempio, singolo vuol dire che anche la mia sinistra. Essendo un destromane o viceversa un mancino, cosa fai? Di solito non è naturale, no, lo spostamento. Di solito quando fai i film chiudi sempre di destra. È difficile che chiudi di sinistra. Per cui ti abitui all'articolazione, cioè ad fare l'incrocio tra la gamba e la mano sinistra. Okay? Ti rimangono gli altri colpi, li sviluppi. E così ti passi tutti i ruoli, tutte le diteggiature con la mano singola. E qui. Ecco, immaginate che quando avete finito di sciularvi un pochettino a destra e a sinistra qua, voi potete unire i colpi, cioè il primo colpo singolo col secondo colpo singolo, il primo col terzo, il primo col quarto. Se io faccio i primi due vuol dire che sono... Così, finché tu poi quando suoni hai preso le abitudini.
sarà sicuramente capitato di vedere anche velocità, come dire, assurde. Per esempio il rullo a 6 o il paradiddle diddle sviluppato in varie maniere, cioè. Però i rudimenti bisogna conoscerli bene, se non ti attacchi, non posso dire la parolaccia, però questa è la storia, ci sei. E con queste cose puoi fare anche creare cose dispari, no? One, two, three, four, five, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, six, seven, one, two, three, four, five, six, seven, no? Three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Esce fuori 7 ottavi. Il 1 a 6 è una faccia solo del paradiddle. Paradiddle. Ci sei? Il 1 a 6 è paradiddle, diventa 5. Così uno vede e non capisce una mazza, ma in realtà sono dei rudimenti facilissimi come il paradiddle e il rullo a 6 nelle varie formule. E tu praticamente hai questo tipo di anche movimento, no? Perché noi ci dimentichiamo che fondamentalmente la meccanica, qui bisognerebbe andare a capo, la meccanica vuol dire movimento, ti portano anche a essere sciolto. Poi partire lentamente, slow to fast, per riuscire a arrivare senza l'agitazione o compagnia bella, no? Quando si va su up, no? Questa era una prima formula di come poter gestire sia il paradiddle sia dei rulli con la coordinazione all'unisono della cassa, per cui destra, sinistra, puoi trovare 30.000 condizioni, no? Oppure fare tipo una linear phrase, no? Ritornando a bomba al paradiddle, no? Faccio, io sostituisco invece solo la mano destra, cioè tutti i colpi della mia mano destra, compresi i doppi colpi, cioè questa possibilità, fa prendo il primo, no? E lo tiro su in velocità. Fatto questo, io di solito uso 5 pezzi, questa è una mini batteria, e cerco di girare così in senso orario oppure fare le croci, beh comunque al di là di queste definizioni geometriche, no? Se io prendo la diteggiatura che abbiamo visto prima, la faccio prima sul rullante, no? E sviluppo tirando su in velocità, mantenendo sempre un suono costante sotto, no? Sentite sempre una specie di tappeto, e però vengono risaltati gli accenti che creano una dinamica. Io poi posso gestire la cosa con la destra, andare sul set, no? In questo senso uso solo la destra. Oppure anche la sinistra. Così via, io escludo i colpi, cioè la seconda parte sarà.
tutti spari tutti i colpi di destra e fai la stessa cosa come prima, cioè io posso anche elaborare, capito? Se io prendo il primo colpo, ricordatevi questo barbatrucco, tra un colpo e l'altro di cassa ci devono essere almeno tre note, se no non ha significato musicale, per cui non potrei fare... Sì, si potrebbe fare, ma musicalmente... Per cui uso l'altra. Allora, facciamo una cosa, andiamo proprio dietro negli anni, cioè io avevo 4 anni, no? E tu dici, adesso Giorgio si è drogato, che cacchio dice Giorgio? No, 4 anni perché?